Allora, buonasera e grazie a tutti, grazie anche a lei, professore. Sono Patrizia Trimboli, ideatrice del progetto culturale La Terza Via. L'intento, umile e di svolta, è richiamare una coscienza più alta, nell'unità e diversità del sapere. Per molti può essere un'occasione per far rivivere le opere di illustri autori e narratori. L'incanto stilistico di alcuni capolavori. Per altri scrittori e poeti si vuole rompere il lungo silenzio editoriale per far emergere i frutti più maturi del loro talento. Credo nella straordinarietà delle proposte culturali e nella testimonianza offerta da grandi protagonisti del nostro tempo, come Massimo Cacciari, professore emerito di filosofia nell'Università San Raffaele di Milano e socio dei Lincei. Oggi è qui con noi per presentare il libro Le sette parole di Cristo, in dialogo con Riccardo Muti. Bene, a lei la parola, professore. Beh, non è un lavoro mio, è un dialogo che io ho tenuto per provocare il maestro Muti su alcune questioni, ma l'interesse è essenzialmente nei confronti di Muti e nei confronti della anche esperienza che Muti ricorda in questo dialogo. L'idea mi venne quando, parlando con Muti qualche tempo fa, gli chiesi, proprio a proposito di questa collana in cui è uscito il libretto Icone, Pensare per immagini, che dirigo da qualche anno presso il Mulino, gli chiesi se nel suonare, nel dirigere, nell'ascoltare la musica, gli capitava di associarla inarrestabilmente a qualche immagine. E se questo nesso tra musica, immagine, la musica che ascoltava e l'immagine che gli veniva in mente ascoltando musica, fosse qualcosa che interveniva davvero nel concreto dell'esecuzione. Se influenzava davvero il modo in cui poi esprimeva questa musica che amava. E lui mi ha raccontato che sì, questo gli era capitato in particolare dirigendo un'opera che a lui è carissima, che ho sentito dirigere da lui una volta a Ravenna, al Festival di Ravenna qualche anno fa. Le sette parole di Cristo in croce di Haydn, dirigendo quest'opera a lui particolarmente cara, non poteva non vedere la crocifissione del Masaccio, appunto la crocifissione del Masaccio di Capodimonte. Da lì siamo partiti. La cosa mi ha molto intrigato perché appunto da tempo sto lavorando in sede, diciamo teoretica, filosofica, sul nesso tra pensare e immagine, che sempre più mi si rivela essere un aspetto molto interessante anche da un punto di vista psicologico, dico psicologia in senso, diciamo, scientifico, cioè di studio dei meccanismi della mente. E perché appunto sempre più mi pare evidente che, soprattutto per l'arte contemporanea, siano venute meno le distinzioni, o tendano a venir meno, o abbiano teso a venir meno le distinzioni tradizionali di genere, no? Immaginiamoci il caso tipico che poi percorre tutte le paginette di questo dialogo, di questa conversazione, il dialogo del rapporto tra così fondativo per le avanguardie contemporanee, per l'arte contemporanea in genere,
il dialogo tra Kandinsky e Schoenberg. Questo avvicinamento, questo approssimarsi reciproco del musicista che dipinge la propria musica e del pittore che compone e suona la propria pittura. E il nostro cervello è uno spazio di lavoro globale. Noi sentiamo suonare i colori e così immaginiamo la musica che ascoltiamo, diamo immagine alla musica che ascoltiamo. Il nostro pensiero funziona in questo modo estremamente complesso. Pensa per immagini, pensa per suoni, eccetera, eccetera. Cioè non è sì distinguibile tutto, ma mai separabile, ecco. È un'articolazione di distinti inseparabili. Di distinti inseparabili. Questo è particolarmente importante per la musica, perché la musica sembrerebbe è tutta la filosofia contemporanea, tra l'altro, la pensata in questi termini, soprattutto da Schopenhauer in poi, insomma, quindi, i grandi filosofi per i quali non si può fare a meno della musica, per usare una battuta di, mi pare, di Adorno, no? La filosofia contemporanea non può fare a meno della musica. Perché? Perché la musica rappresenta questo unicum in un certo modo, di un linguaggio assolutamente universale, perché nessun linguaggio è più universale di quello della musica. Nello stesso tempo il linguaggio tecnicamente più difficile, quindi quello che dovrebbe essere meno universale, perché quello che dal punto di vista tecnico comporta le maggiori difficoltà, no? Cioè, chi sa davvero il linguaggio della musica? Pure questo linguaggio, e qui ricorre una battuta, un verso di Dante che Muti ricorda, pure questo linguaggio che non si intende, anche quando non si intenda propriamente, come avviene per il 99% di noi, che non lo intendiamo tecnicamente, pure è quello che sentiamo di più, che sentiamo di più. Questa dimensione del sentire interno alla dimensione del cogitare. La musica è forse l'arte che cogita di più, che pensa di più, perché c'è questa dimensione tecnica che probabilmente nessun'altra arte ha così, così tanto, in modo così complesso e sviluppato, eppure è la più universale. Ancora, altro paradosso, è quella meno rappresentativa, perché è chiaro che sarebbe di una volgarità totale dire che ecco, qui sentiamo gli uccellini del bosco, qui sentiamo i pini di Roma, eccetera, eccetera, no? La volgarità totale. È l'arte meno mimetica che c'è, eppure quella che ci suscita più immagini. Quando l'ascoltiamo, ci suscita più immagini, provoca più immagini. Ecco, queste sono le cose di cui discutiamo con Muti e poi affrontiamo nella prima parte, poi Muti in particolare. Perché la seconda parte è praticamente Muti che parla, ovviamente, Riccardo Muti che parla, e spiega come sente e immagina sentendo e dirige in base a quello che immagina e sente le sette parole di Cristo in croce di Haydn. Bene. Non la sento. Non la sento. Bene, professore, se vuole anche dirci qualche altra cosa, magari qualche altro, può trattenersi ancora oltre Eh sì, disco. mi posso trattenere ancora, certo. Sì. Ecco, molto interessante. Io naturalmente ho letto il suo libro, mi è piaciuto e mi sono ritrovata proprio in un cammino spirituale. Particolare, tra le pagine, è un cammino spirituale che potrei riferire
a ogni uomo, ripercorrendo il grido, le lacrime di sangue, l'agonia, la morte, rinascita. E poi c'è un punto, nella fine c'è la via del principio, che mi ricorda anche alcuni versi di Eliot, la fine è il mio principio. Quindi essere consapevoli significa, secondo me, essere nel tempo, dentro al tempo, cioè nella sintesi di tempo, tempo presente, tempo futuro, e tutto è sempre oggi con lui nel movimento, là. Ecco, io vorrei che, cioè non, l'idea del libretto è quella, l'idea del dialogo è quella. Ed è volta a suscitare in ciascun lettore, in ciascuno di noi, appunto la domanda di fare questa esperienza. Ecco, provate a fare questa esperienza, di combinare l'ascolto di un pezzo a voi caro con l'immagine di un dipinto a voi altrettanto caro, ma può essere anche una poesia, perché poi una poesia senza la dimensione musicale cessa di essere una poesia. La poesia è articolazione del suono delle parole altrettanto che dei significati, anzi forse molte volte più proprio la capacità di articolare musicalmente la parola che non il significato in quanto tale, no? Quindi la poesia una volta senz'altro era così, adesso però anche, perché c'è questa idea che le poesie sia andare a capo ogni tanto, non, che forse non è propriamente questo. E quindi fare questa esperienza e Muti la fa nella seconda parte del libretto proprio così, parte per parte delle sette parole, parola per parola, lui spiega, in parte anche musicalmente, certo, dà dei cenni alla struttura musicale, alla frase musicale, ma soprattutto appunto ricorda, commentando Haydn, ricorda come ha vissuto questa straordinaria opera, questo che poi è una piccola opera, la Crocifissione del Masaccio, dove si combinano queste due dimensioni, no? E come in tante altre crocifissioni umanistiche, cioè la dimensione del Deus patiens, e cioè della sofferenza, del dolore, con l'odie, oggi sei con me in paradiso, con la gloria, cioè la dimensione del dolore con la dimensione dell'innalzarsi dell'oggi del Cristo sulla croce, e il Cristo sulla croce viene innalzato, no? Innalzato, ma senza che si dimentichi assolutamente la sofferenza e il dolore. Ecco, così cerca di interpretare anche Haydn. Mi sente? Sì, no. Sì, certamente condivido. E c'è anche un punto, cioè nelle poesie ovviamente io ho risentito e vivo proprio questo che lei ha detto, e ritornando sempre al libretto, mi ha colpito anche la figura della Maddalena con la chioma bionda, esprime l'urlo che appunto ci segna l'anima e tutto in ogni essere e la poesia. Quindi ascolto quella voce che svela. La musica accompagna la nuova visione che entra nel cuore, e di là, dalla forza dell'immaginazione, sorge ciò che non porta parole, l'indicibile dolore che qualcuno con sovrumana dolcezza tiene
in mano. Nella sua veste Maddalena ha il disegno vivo che ciascuno porta addosso, con la luce che non è più quella sospinta del sole o dal sole, e ne supera i raggi. Ecco, ho avuto davanti a me un'immagine, l'immagine di questa croce, e questa croce io l'ho sentita sopra ogni paese, forse un segno di eguaglianza. Sì, Muti insiste molto sulla figura della Maddalena, in realtà è iconologicamente una cosa abbastanza sorprendente, perché la veste sottolinea proprio un affocato amore, per dirla con Dante, no? Quindi viene attribuita questa figura, viene attribuito questo valore essenziale, cioè la testimonianza del... La prima testimonianza nella composizione di questo amore che vince tutto, e quindi che vince alla fine, o che sostiene alla fine la stessa croce, cioè si indica, e non è sempre la Maddalena così da sola in questa posizione assolutamente centrale tra Maria e Giovanni, no? Centralissima, che quasi sostiene sul suo capo la croce, è proprio è in qualche modo radice della croce, è la terra su cui la croce sorge del Cristo, no? E quindi certo, iconologicamente è una cosa sorprendente, e che ha dettato appunto anche le parole di Muti nell'interpretazione di Haydn. Da questo punto di vista, cioè, è tutto discutibile, cioè l'avvicinamento di quest'opera a quella di Haydn è molto discutibile. La cosa interessante, psicologicamente interessante, è questa interscambiabilità tra il nostro immaginare figure, il nostro ascoltare, il nostro vedere, il nostro ascoltare, hai capito? Questo è l'elemento filosoficamente, teoricamente importante che si solleva. Dopodiché è un'esperienza personale quella che fa Muti, ed è interessante in quanto è un'esperienza personale, ovviamente non di uno qualsiasi, ma di un grandissimo musicista, è chiaro, no? Ed è interessante per questo, ma è un invito a ripeterla questa esperienza, per tutti coloro che appunto amano, e sono tanti, questo linguaggio così universale e nello stesso tempo così tecnico, no? Perché mentre ci sembra di capire subito la crocifissione del Masaccio, un linguaggio musicale, proprio non lo capiamo, però lo capiamo ascoltandolo. Che cosa si mette in moto nelle nostre circonvoluzioni cerebrali quando diciamo, pur non conoscendo nulla, che ci piace, che lo amiamo, ma non siamo assolutamente in grado? Secondo me sarebbe come dire: bellissima questa lingua di cui non capisco una parola. Eppure ci capita continuamente a noi non musicisti, no? Bellissima questa lingua, ma non ne capisco una parola. E invece non è così, invece probabilmente ci sono dei meccanismi nel nostro cervello che ci permettono appunto, che si mettono in risonanza con il suono musicale, con la frase musicale, cioè c'è una componente musicale insita nella nostra struttura biologica, ecco il punto fondamentale. È profondamente, non è una roba medica, questa è una roba platonica. C'è una struttura musicale insita nel modo in cui noi biologicamente siamo fatti, siamo costruiti. Cioè i nostri elementi simmetrici, le simmetricità nel nostro corpo, l'essere organismi, no? Noi siamo strutturati in qualche modo musicalmente, no? Mi è piaciuto anche, cioè ho sentito una grossa risonanza con la poesia, anche quando Muti accenna il do minore, il do maggiore,
dove il Do maggiore inizia quando con una terribilità, cioè il Do minore viene usato nelle situazioni di gravità, di terribilità, il Do maggiore invece nella situazione di luce, come si compenetrano l'uno con l'altro, cioè nel momento in cui drammatico, in cui inizia il Do minore, detto, c'è la penetrazione tra l'elemento drammatico della passione, sì, e l'elemento della rinascita, della resurrezione, insomma, questo è così, vedere la croce sub specie eternitatis, non è la morte, punto. E questo di nuovo viene ascoltato, ecco, visto e ascoltato, e non semplicemente capito, e non semplicemente compreso, capito? Teologicamente o filosoficamente compreso. Questo, certo. Anzi, l'immagine, questa immagine ci permette di comprendere la complessità della rivelazione, del dogma, chiamano infinitamente di più di un trattato teologico-filosofico, è lo stesso per l'opera che Muti commenta di Heidegger. Ma vedo anche altri amici presenti, se altri hanno domande o vogliono intervenire, mi piacerebbe sentire anche loro. Questo collegamento non è aperto, cioè è aperto al pubblico che può vederlo, ma non per le domande, anche perché avremmo avuto bisogno di molto più tempo per poter realizzare tecnicamente questa interazione con domande al pubblico. Ecco. Quindi purtroppo questa parte non c'è stata possibile. Ma lei arrivano domande? No. Mi dispiace. Diciamo, poco interattivo questo sito, poco interattivo. No, si può costruire interattivamente, però noi abbiamo avuto, diciamo, dalla sua accettazione 5 giorni, 4 giorni di tempo, e quindi ci vuole molto di più per poter costruire, esatto, anche tecnicamente anche questa interazione, ecco. Comunque lo faremo, nessuno ci vieta di in un tempo maggiore poterla realizzare con delle domande aperte, con delle domande che mi arrivano, ecco come sarebbe bello costruire, insomma. Comunque va bene, allora alla prossima volta. Sì, volentieri. Magari con altri interlocutori. Il risultato di questo incontro, quindi con lei, ci dà la misura di una sensibilità e di un impegno davvero non comuni. E costituisce, diciamo, un'altissima testimonianza della vocazione e dell'attualità di lei. Per noi, come centro culturale, come progetto culturale, che siamo ancora in fase di costruzione, perché siamo appena, tra virgolette, nati, è anche un modo per evocare la bellezza e suggerire possibilità di senso. Va bene, vi faccio molti auguri, grazie dell'occasione e alla prossima. E ci sentiamo presto. Arrivederci, grazie di tutto, grazie ai partecipanti. Arrivederci. Allora, termino.